Il Vangelo secondo Matteo termina in modo aperto, lasciando al lettore la conclusione. Non finisce la storia di Gesù, perché in fondo, secondo l'intento dell'Evangelista, la storia di Gesù continua nella sua comunità. Io sono con voi tutti i giorni fino a compimento della storia dice il risorto è chiaro che da quel momento i discepoli si muovono vivono operano parlano ma è il signore risorto che opera insieme con loro la comunità in cui lavorò l'evangelista Matteo, probabilmente la città di Antiochia, che ricevette il Vangelo dei Dodici mediato da Barnaba e lo rielaborò, continuò a riflettere su questa predicazione apostolica per molti anni. Verso gli anni Ottanta venne pubblicato il testo definitivo che noi oggi conosciamo come il Vangelo secondo Matteo. Rispetto agli altri Vangeli, non è il primo. La tradizione antica aveva ripetutamente affermato che Matteo scrisse per primo. Ma forse non facevano riferimento all'attuale testo di Matteo, ma a qualche suo predecessore, cioè a qualche testo che era stato composto in precedenza e che servì da base per l'ulteriore raccolta. Il primo Vangelo, primo perché è nell'ordine quello che inizia la serie neotestamentaria, è l'opera matura di una scuola di scribi cristiani vissuti ad Antiochia nella seconda parte del primo secolo d.C. È il frutto maturo di una comunità cristiana che ripensa alla predicazione di Gesù, rielabora l'insegnamento degli apostoli e organizza in modo sistematico una autentica catechesi relativa al Cristo e alla sua Chiesa. Il testo secondo Matteo è quindi una Mediazione rispetto all'opera di Gesù. È importante riconoscere che la tradizione antica ha intitolato i Vangeli con un nome di persona e una preposizione, kata, in greco significa secondo, secondo l'interpretazione di, mediata da. Noi leggiamo il Vangelo secondo Matteo, cioè accogliamo la buona notizia di Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, ma secondo la visione di Matteo. È quindi importante valorizzare questa mediazione umana. L'unico Vangelo di Gesù Cristo... Ci è trasmesso in quattro forme. L'unico è mediato da quattro.